In uno dei quattro altari laterali della chiesa di San Giuseppe, lì dove è presente una tela che rappresenta lo sposalizio della Vergine Maria e di San Giuseppe, è stato preparato un cuscino con le iniziali G ed M, ricordando per l'appunto i loro nomi, e un secondo cuscino sul quale sono state riposte due fedi. In parrocchia, infatti, ci si prepara a celebrare questa ricorrenza, una devozione presente a San Giuseppe sin dai tempi antichi. E questa tela riporta una sigla perché non sappiamo, non conosciamo veramente chi fosse l'autore. C'è una sigla che dice AP.P. 1748. E certo che ancora prima di questa tela c'era la festa dello sposalizio. E c'è il Pulci che nel libro dei lavori della storia della Chiesa su Caltanissetta ci riporta alcune notizie fondamentali, che qui in questa chiesa venivano celebrate tre feste importanti in onore di San Giuseppe. La prima è proprio lo sposalizio, e la seconda festa è il transito, e la terza festa è il patrocinio. La prima proprio si celebrava come nella liturgia della Chiesa il 23 di gennaio, la seconda per la festa proprio di San Giuseppe il 19 marzo e invece quella del patrocinio nella terza domenica dopo Pasqua. Ci dice questo autore storico il Pulci riguardo alla festa di San Giuseppe dello sposalizio, che qui accorrevano in pellegrinaggio da tutta la città. Non solo si provvedeva alle celebrazioni eucaristiche, ma anche alla distribuzione per la mensa ai poveri, distribuivano anche doni alimentari, ma la caratteristica ancora di più è che venivano tutte le ragazze nubili in occasione della festa proprio dello sposalizio per chiedere, impetrare a San Giuseppe la grazia per un loro futuro matrimoniale. Lo sposalizio della Vergine Maria di San Giuseppe viene ricordato il 23 gennaio, ma in parrocchia verrà celebrato questa domenica 22 con la benedizione delle coppie di sposi. Ho invitato per questa circostanza, proprio domenica, un momento di raccoglimento, di benedizioni per tutte le coppie di sposati che interverranno durante la celebrazione eucaristica e alla fine della messa, come da tradizione, la distribuzione dei ceci e delle mandorle arrostite.